Dopo il successo della diretta su Fano TV della prima sfilata del Carnevale di Fano, prosegue da parte dell'emittente fanese proporre contributi che riguardano la manifestazione più importante e dolce della città. Domenica 4 febbraio alle ore 21, con replica domenica 11 febbraio, sul canale 19 del Digitale Terrestre, Fano TV trasmetterà in collaborazione con lo studio fotografico Del Bianco due documentari legati al Carnevale che raccontano la storia, l'evoluzione dei carri e le persone che ne hanno fatto parte. Sono due documentari che abbiamo realizzato negli ultimi anni, che appunto hanno come soggetto il Carnevale di Fano, ma sono molto diversi tra loro. Il primo, Carnevale di Fano, origini, storia, mito, realizzato da me assieme a mio padre Paolo, traccia la storia della manifestazione carnevalesca, mostrando un gran numero di immagini appunto dal lontano passato fino ad arrivare al recente presente. Tracceremo la storia del Carnevale, vedremo l'esplosività che questa manifestazione porta con sé e sarà un modo per immergerci nella storia della cultura locale. L'altro filmato invece, che è diviso in due parti, realizzato assieme allo storico del Carnevale Riccardo Deli, si intitola Quando i carri sapevano di cartapesta, ed è una carrellata di ogni carro allegorico uscito dal 1960 fino al 1980, quindi è stato un lavoro di ricerca certosino. Siamo riusciti a trovare le immagini di ogni carro realizzato appunto in questo periodo appena detto, e sarà una possibilità di vedere la maestosità che queste strutture su ruote portavano con sé e la gioia anche delle persone che accorrevano numerose a questa manifestazione. Quindi sarà un modo per rivedere il nostro passato, riuscire a cogliere la bellezza di queste immagini e immergerci in quella che è la nostra storia. Le immagini che state vedendo in questo momento si riferiscono al Carnevale edizione 1966, più esattamente il momento dell'uscita dei carri allegorici dai vecchi capannoni di Viale 12 Settembre. In questi video, catturati dalle pellicole delle Super 8 dei fanesi, è possibile notare le differenze ad oggi della città, del modo di vestirsi dei cittadini e della costruzione delle opere allegoriche. Vi aspettiamo su Fano TV, speriamo che i documentari vi piacciono e possiamo anche, sono sicuro, imparare qualcosa di più sulla nostra storia. Per rendere viva la memoria del Carnevale e della sua evoluzione, lo studio Del Bianco e la ricerca di video per la realizzazione di futuri documentari. Noi dello studio Del Bianco siamo molto attenti nella ricerca e digitalizzazione del materiale audiovisivo che in qualche modo possa aiutare a ricostruire la memoria visiva della nostra città. Quindi l'appello che lanciamo è a tutti coloro che magari in cantina o in soffitta posseggono queste preziose bobine in Super 8 o anche le ormai datate VHS, di portarle qui nello studio in via Roma. Noi le digitalizzeremo e cercheremo di costruirci poi qualcosa di interessante sopra.